Uscendo un giorno, solo qualche tempo fa, dall'autostrada e immettendomi sulla provinciale verso la campagna, ecco i soliti antichi odori che mi facevano sorridere e dire finalmente: sto per arrivare a casa. Odori che ancor più distintamente avverto quando arrivo in treno e già scendendo sul binario, a seconda delle stagioni, ecco la nebbia fruttata del primo inverno che sa di vino e di mele, oppure l'odore del fieno tagliato che sta essiccando nella calura d'agosto, o ancora quello della fioritura del concime sparso nei campi. Odori che immediatamente mi riportano a un tempo dell'anno, cosa che invece, vivendo in città, viaggiando in altri continenti, perdo completamente. Quando invece, come l'altro giorno, oh sì, un terso ma ancor freddo primo pomeriggio di marzo, con la sequenza ondulata dell'Appennino ancora coperta di neve e di fronte come un mantello di un verde tenerissimo, la distesa della campagna, il succedersi delle coltivazioni, gli appezzamenti di vigneti e i campi arati bene, l'altro giorno vedendo più volte lungo la strada i contadini e le donne intenti a lavare bottiglie, a sciacquarle, ad asciugarle, disponendole in fila sulle rastrelliere al sole, mi sono detto: sta per cambiare la luna. Ho trovato mio padre e mia madre presi da un fervore che non lasciava spazio né ai saluti né ai come stai. Facevano il turno per raggiungere la cantina con le loro bottiglie pulite, ma trovandosi il nostro appartamento al sesto piano di un condominio, tutto questo avveniva freneticamente tra il cucinotto, i pianerottoli, l'ascensore, le scale condominiali, i garage e finalmente i cunicoli delle cantine. Il bello era che anche altri condomini facevano la stessa cosa. Avevano sistemato una lampadina o una torcia al di fuori dell'esiguo spazio delle loro cantine, in modo da illuminare lo stretto corridoio senza dover ricorrere alla fioca luce a tempo dell'impianto centrale, e trafficavano con bacinelle, stracci, spugne, bottiglie. Il risultato che vidi, attraversando ingombro delle mie valigie, quello che da bambini chiamavamo il sottoterra, era dunque l'immagine di alcuni piccoli gruppi di signori e signore di una certa rispettabile età che, in jeans e grembiule, chinati al suolo nonostante l'artrosi e gli acciacchi, svelti per le scale nonostante la circolazione sanguigna precaria, forti con le loro imbracciate di bottiglie nonostante l'età, smesse le pellicce e i completi blu o grigi delle loro professioni, incuranti dello smalto delle unghie e del rossetto sulle labbra, si affaccendavano con precisione, meticolosità e ardore in un rito che aveva a che fare non soltanto con un loro piacere personale, con la soddisfazione di poter offrire qualche mese più tardi una bottiglia buona, di poter regalare qualcosa a cui avevano contribuito con le loro mani e con la loro piccola fatica, ma, credo, con l'essenza stessa della loro vita, con i ricordi, con le persone scomparse che molti anni prima, in ambienti completamente diversi, all'aria delle cascine e delle case coloniche, avevano celebrato lo stesso rito. Così, nell'atto di compiere quei gesti, non erano più il ragioniere, il geometra, il dottore, ma i figli della loro terra, allo stesso modo in cui io, scendendo da un treno e annusando quegli odori, ho la profonda consapevolezza di essere impastato di quella nebbia e di quei vapori che la campagna emana in certi giorni dell'anno, e che le mie radici sono da nessun'altra parte che in quel mondo contadino. Thank you.
Come un ragazzo della mia generazione, nato a metà degli anni 50, nel momento cruciale dell'evoluzione della nostra società da agricola a industriale, con tutto il suo rock e il suo mito americano, con una sua passione per la letteratura e la civiltà anglosassone, con il suo mito metropolitano, come questo ragazzo che non sono più io si trovi a ricordare questi gesti e questi paesaggi è il centro della storia che voglio ora raccontare. Dove non ci sarà nostalgia, ma semplicemente il desiderio di capire se stessi, di indagare, di raccontare le persone e la cultura che ci hanno contenuti e di cui il vino è il grande serbatoio di vita e di immaginario. In questo senso, oggi, davanti a un bicchiere di vino, nel modo in cui lo si scruta, lo si assaggia, lo si gusta, si può facilmente capire un atteggiamento più generale nei confronti della vita e dell'esistenza. Chi apprezza il vino e sa quanta storia in esso sia racchiusa, berrà con moderazione, prediligerà la qualità, saprà sempre fare di una bottiglia il simbolo della festa, dell'amicizia, della pace. Molte delle vecchie osterie che abbiamo frequentato durante gli anni 70, rintracciandole con puntiglio nelle campagne e fuori porta, passandoci preziose informazioni all'orecchio come se si trattasse di una caccia al tesoro, ecco, molti di questi luoghi non esistono più. Oh certo, il vino che vi si beveva non era propriamente un vino di altissima qualità, ma alle volte, insistendo, capitavano le famose bottiglie prodotte dal contadino del podere vicino. L'importante era però ricercare un modo di stare insieme, un trapasso d'esperienza fra vecchie e nuove generazioni che si intrecciava davanti a un vino scaraffato senza perizia e che solitamente finiva, dopo le partite a briscola o scopa, nei ricordi della guerra, della resistenza, nei racconti di un'Italia contadina e per lo più povera, che noi, figli del boom economico, non avevamo mai visto. Ascoltavamo quei racconti come storie provenienti da altri mondi e da altre galassie. Così ritorno al punto di partenza. Questo viaggio letterario, ricco di vissuti, di esperienze, di ricordi, di volti di amici, inevitabilmente finisce là dove è cominciato, in terra d'Emilia. È occorso tempo per capire, dentro di me, che pur essendo figlio di una più vasta cultura occidentale, pur essendo un inguaribile estimatore di musica pop e rock, pur essendo un consumatore di cinema americano e di letteratura della Beat Generation, sono anche profondamente emiliano. E in questo senso, legato alle mie origini, in quel modo tutto particolare, generoso forse, esuberante e ansiosamente malinconico, che hanno i personaggi della mia terra. A distanza di 10 anni, avendo viaggiato, conosciuto altri continenti e altre tradizioni, mi ritrovo a osservare i miei genitori che imbottigliano il vino per il consumo della nostra famiglia l'anno venturo. E li guardo, li osservo, li spio con la consapevolezza che scomparsi loro, io, con tutti i miei libri e la mia letteratura, non saprò fare altrettanto,
Non saprò capire dalla luna il momento dell'imbottigliamento. Non saprò andare alla cantina o trattare con i contadini una partita di damigiane. Saprò comunque ancora apprezzare una buona bottiglia di vino. E stappandola per gli amici, immediatamente si sovrapporranno in quel gesto tutti i gesti uguali che prima il nonno, poi mio padre e altri ancora prima di loro hanno fatto nel corso della loro esistenza, nello stesso preciso, identico modo.